Morgen! Guten Abend! Sono l'unica due parole che so di tedesco perché ho lavorato un po' in all'erba e lì c'era piano zibillo, sembrava essere in Germania invece che all'erba, comunque va bene uguale. Questa sera proporrò un piattino veramente delicatesse. Stamani sono andato al mercato a prendere un po' di pesce perché Andrea mi ha detto facciamo due spaghettini con un po' di pesce, guarda te. E allora sono arrivato lì, era sul tardino, fortunatamente era rimasto un chilettino di questi calamari nostrali pescati stanotte che poi vi faccio vedere, e mi è venuto in mente di fare una bella pasta, un bello spaghettino sul calamaro nostrale. Altra categoria, ha speso un pochino di più perché sembra ci sia l'oro dentro questi calamari, ma devo dire che il mio amico Andrea mi lascia sempre queste primizie. È molto difficile mangiare calamari freschi di queste dimensioni, ora stanno venendo un po' più grossi, queste sono veramente perfette. E vediamo subito gli ingredienti e questi bellissimi totani nostrali. Gli ingredienti per 4 persone sono semplici, ci vuole un po' di prezzemolino, calamari nostrali che poi vi faccio vedere come si puliscano a modino, come potete vedere in una dimensione veramente giusta perché non diventino duri come il legno, un bel cucchiaino di concentrato, anche in cucchiaino e mezzo, gli spaghetti di belli buoni, aglio, cipollina fresca, un po' di peperoncino, olio di vello buono e siamo a cavallo! Cavalli all'ordine dello starte, partiti! In bocca si va subito da fare perché c'è da fare la pulizia del totano. Molto semplice, prendete un bel coltellino affilato, poi prendete il calamaro, lo prendete dalla parte dove non è attaccata la testa, vedete? Strappate il tutto, andiamo a strappare la penna che è questa qui, senza strappare troppo il nero perché il nero lo utilizzeremo. Con il coltello vi aiutate a levare lo stomachino. Poi cosa c'è da fare? Ne avete levato tutta questa robina qua, incidiamo l'occhio, guardate così, za, leviamo l'occhio, leviamo il dentino e il gioco è fatto. La pelle io la lascerei perché basta poi sciacquarlo così, proprio piano piano l'acqua, se no sporta via stodos e non è buono. Basta solo levare un po' di renina, ma ce n'hanno veramente poca questi qui perché mi ha detto Andrea l'hanno pescata al largo dove non c'era la rena. Le ali le lascio perché sono buone e morbide anche così, sono dure quando sono giganti e freschi freschi. Naturalmente dovrò sciacquare bene il tutto dopo, faccio anche quell'altri, sciacquo bene il tutto, ci vediamo dopo quando ho finito qua. Nel frattempo che abbiamo finito di pulire tutto mettiamo l'acqua a bollire, mi raccomando ogni litro di acqua circa 10 grammi di sale grosso, aspettiamo che bolla così poi butteremo gli spaghetti, ma nel frattempo faremo un battuto con uno spicchio e mezzo di aglio. Mi raccomando levateni l'anima dentro, guardate questa qui, eccola lì l'anima, za. Guardate proprio l'aggeggio, ne levate la pelle, che può essere utilizzata anche come cerottolo, sapete la pelle dell'aglio? Se vi tagliate in cucina e non avete il cerotto, voi ci mettete così e fa come il cerotto, disinfettante, antibatterico e cerotto. Un pochino di peperoncino, Questi verdi se ne fa, come la vedi? E noi mettiamo una fase del dolore. Poi prendiamo la cipolla. Nel frattempo accendiamo anche il fuoco qua, dovrà essere bella calda la nostra padella per metterci il nostro soffrittino, uno e mezzo di aglio, uno e mezzo di cipolla di perle fini, anche peperoncino, tritiamo tutto, ci tritiamo dentro anche una fogliolina di salvia, ma proprio una, ve l'ho detto, una proprio per darmi un pochino, ma proprio una, non di più. Fatto questo andiamo a mettere 7-8 cucchiai d'olio nella nostra padella, guardate è bella già calda a bollore, fate veloce se no vi si brucia l'olio. Abbassiamo un pochino, si butta dentro il nostro soffrittino che come potete vedere già piglia bello fuoco. Allora vado proprio a spegnere se no non ci rimane nemmeno l'aglio vi. Gli do una girata, lo levo dal fuoco un attimino. Faccio andare per conto suo, questi sono piccoli trucchi che noi cuochi facciamo per non far bruciare il tutto. E allora iniziamo a fare il taglio del nostro calamaro, faremo dei quadratini, come vi pare a voi, delle striscioline, poi divideremo.
e facciamo così con tutti i nostri calamari. Anche la testolina la dividiamo in due pezzettini d'un ciampini con il nero, vedete? Le lasciamo così interi, tanto due ciampini fanno di tanto scricchiola buono, no? E andiamo a tagliare tutti i nostri totani. Nel frattempo guardate che bellezza il colore del nostro soffittino, è proprio ambrato, si può notare, Andre, si nota, e se non si nota mandate in una ciambella. Vedete che questi devono essere deliziosi, non vedo l'ora di inglobarmi questa pasta asciuttina che deve averci il mare dentro, come dico sempre. La nostra acqua bolle, io ho riacceso un attimo il soffritto, ho tagliato tutti i totani a modino, gli do un attimo la sfuota, vado a buttare gli spaghetti che ci hanno 9 minuti, ma raccomando li spezzate, aspettate che vadino giù da soli, poi le ritappate. Qui sta cuocendo, gli diamo un po' di sfiammata, ci andiamo ad aggiungere i nostri calamari tagliati con nero, tutto la rovina. Fatto questo, gli vado a dare una giratina, il nero deve fare questo lavoro qua e i nostri totani devono un attimo pigliare una bella fiammata. Volevo dire, c'era anche un gamberettino dentro un totano, Andre, guarda bellino. Guarda che era piccino sto gamberino. Gamberino che è una preda veramente deliziosa per il nostro calamaro, che è un golosone di gamberetti, ne mi ascemo. Avete visto com'era piccino quello lì? Io l'ho buttato dentro perché mi sembra giusto che facciano la stessa fine nella pancia mia. A questo punto ci andiamo a mettere la cucchiaiata di concentrato e un paio di cucchiai di acqua di cottura. Butta anche questa acquetta lì, meno tanto se quello che non ammazza ingrassa. Facciamo sciogliere bene il concentrato. Il totanino è già morbido, cotto 5 minuti nemmeno, deve sciogliere solo ora il nostro concentrato. Concentrati. Concentrato naturalmente non serve proprio per colorare il nostro primo piatto, ma serve per amalgamare leggermente e per dargli un po' dell'acidità del pomodoro, che ci sta bene con la delicatezza e il sapore nostrale che hanno questi calamari. Mamma mia, Andre, te lo dico, ogni annusata lì c'è da perderci. Assaggiamo un attimo la pasta, un altro minutino, bella dura. Il nostro sughettino lo possiamo anche spengere perché hanno cotto 6-7 minuti e va più che bene. Non ci mettete vino, mi raccomando, perché questo non ha bisogno del vino. Quando la roba è buona il vino non serve. L'avrò detto miliardi di volte. Andiamo a scolare i nostri spaghettini. Rialziamo un attimo il fuoco e andiamo a scolare gli spaghetti. Lasciatevi, se vi riesce, un pochino d'acqua di cottura, che se lo spaghetto è troppo secco è giusto che ce l'aggiungiate. Buttiamo gli spaghetti dentro. A questo punto ci sarà solo da aspettare che i nostri spaghetti amalgamino insieme a tutta questa cremina qui, vedete? Fuoco bello alto. Vado a girare, vado ad assaggiare uno spaghetto per sentire, perché mi sa che ci manca un po' di sale, proprio una puntina, non di più, perché calamari sono belli saporiti. Poi ci ho lasciato l'acqua del mare, ci mettiamo un po' di prezzemolino, andiamo a dare una girata, non facciamo asciugare troppo la pasta, deve amalgamarsi, era sempre bella ardentina. Vado ad aggiungere proprio un filino di quest'acqua di cottura che servirà anche a amalgamare, perché c'è tutto l'amido dentro. Guardate che bellezza, guardate come luccica, vedete? Ci siamo, tutto il sughettino ha ritirato. Vi consiglio di levarla come minimo 2 minuti prima la pasta, perché deve risucchiare tutto il nostro brodino. Ci siamo, vado a scorzionarla un altro pochino, perché sennò questo commensale mi muore di fame.
Ci vado a mettere qualche pezzettino di calamaro, guardate che bellezza. Un altro po' di prezzemolino anche a colorare il po' il piatto. Finito l'olio a crudo. Il piatto è pronto. Speciale. Ve lo consiglio, il momento ora, ottobre, novembre, i calamari sono belli un po' più grossini, vi consiglio proprio ora di mangiarli che sono la fine del mondo, teneri come il muro. E con questo spaghettino veramente spettacolare per il nostro calamaro nostrale, dal gusto spettacolare, ancora ve lo dico, sono ripetitivo, ma quando ci sono le cose buone sono così, sono fatto così. Mando un bacione a tutti quanti quelli che mi seguono, quelli che mi seguiranno e quelli che mi hanno già lasciato. Un grande saluto, mettete mi piace se vi è piaciuta questa ricettina facile, semplice, un po' più costosa del solito, perché il pesce, come ben sapete, e ci voleva i miei discorsi, perché i discorsi le porta via il vento, e le vicinette i livornesi. Ciao e alla prossima! La bimba è andata a scuola di cucito, perché non ha più voglia di studiare. La casa è seria, è casa di un amico. Tutti i modelli glieli fa infilare. Questa è bella e te la dio, questo mondo è uno schifio. Monta arrabbiare, che tanto è sempre tutto da rifare.